Io mi sono da questo la dormo, che c'ho una certa età. Quando dormo, mi addormento nel letto, muoio, mi metto a sognare. Cioè, tutti sogniamo. Sognate voi qualche volta, no? A volte è un sogno bello, a volte è un incubo, però nel sonno uno dipende che ha mangiato, poi si organizza. A volte i sogni diventano brutti, diventano belli. L'altra volta ho fatto un sogno strano, per esempio. Sono andato a casa, mi sono addormentato, ho cominciato a sognare. Mentre sognavo, sono arrivati i miei amici del bar. Giovanni, stiamo organizzando un tavolo da poker, che fa? Vuoi giocare? Guarda, io non so giocare, non mi piace, ma noi a giocare a carte, ma sembra annoiato. Ma dai, siamo in tre, ci manca il quarto, dai, gioca, facci compagnia, stai con noi. Poi ho pensato, sto sognando, ma che me ne frega, giochiamo, affanculo. Però come ho detto prima, non so giocare, ho cominciato a giocare, dopo mezz'ora ero sotto di 300 euro. Nel caso, ora recupero. Dopo un'ora stavo perdendo 1500 euro. Dopo due ore stavo perdendo 3000 euro, cazzo, quasi mette male. Ho approfittato di un momento di distrazione di tutti e mi sono svegliato, vaffanculo. Mi sono svegliato, faccio colazione, mi do una sciacquata, faccio a bar, vado al bar e al bar incontro a Carmelo, un amico del poker che avevo sognato. Mi ha detto, ma stanotte mica hai voluto fare il furbo. Ho detto, perché? Se eri sotto di 3000 euro ti sei svegliato senza pagare nessuno. Guarda, i soldi li ho persi nel sogno, quando ti risogno te li ridò, non devi rompere i coglioni al bar. So che la sera dopo sono andato a dormire, ero preoccupato, non vorrei che sogno mi rincontra Carmelo, vuole i soldi. E sono andato a dormire da mia zia. Dico, almeno se mi sogna non mi trovo a casa. Dormo da mia zia, ho dormito benissimo, non ho sognato, ho sognato altre cose. La mattina torno a casa e c'era mia madre, cioè, mi ha detto, sai, stanotte ho sognato l'amico tuo Carmelo che ti cercava. Dico, vaffanculo. A volte capitano delle cose che sembrano dei sogni, ma non sono sogni. Questa è una storia vera che mi è successa tempo fa. Ero con Carmelo sempre, che è il mio amico di fiducia. Stavamo andando al bar a vedere la partita, che le partite si vedono al bar, che si sta in comitiva, si sta in unione, si possono dire parolacce, si può imbriacare, c'è il bagno, tutto completo. Mentre stavamo andando al bar, a un certo punto siamo stati colpiti da un raggio luminoso, fortissimo, bianco, accecante, che io pensavo che erano i carabinieri con il faro che hanno sopra la macchina. Carmelo, butta il fumo, i carabinieri, vaffanculo, cazzo. Invece, quando si è spenta la luce, è ritornata la luce normale, ci siamo trovati dentro una stanza, tutta con le pareti d'acciaio, soffitto d'acciaio, pavimento d'acciaio, sembrava una cella frigorifera. Dove siamo finiti? Non lo so, ma è strano, non ci ho capito niente. A un certo punto si apre la porta ed entrano cinque nani, quattro vestiti da infermiere, sembravano il Ritz di Parma, tutti vestiti bianchi, e uno vestito da palombaro sommozzatore, che era il capo. Ho detto, buongiorno, buonasera, siamo marziani, veniamo dal pianeta Marte, siamo venuti sulla Terra a studiare l'intelligenza. Dico, prima di studiare l'intelligenza sulla Terra, date un'occhiata alla vostra, avete preso i due più cretini che ci sono. Tutto. Poi dico, beh, complimenti per l'arredamento. Complimenti per l'arredamento, sembra la casa di mio cognato quando gli hanno pignorato i mobili. Basta scherzare, iniziamo col test. Siete pratici, volete qualche argomento in particolare? Tu, per esempio, di chimica cosa conosci? Dico, hai fame? Vabbè, lascia perdere. Allora, il nano... Il nano sommozzatore, che era il capo, a un certo punto tira fuori un foglio e dice, guarda, questa è una porzione dell'universo, qua ci sono quattro astronavi, mi devi dire qual è l'astronave che passa per prima. E visto che c'era un'astronave con la luce blu sopra, dico, secondo me passa prima questa che è l'ambulanza. E allora si è incazzato, no? Non siamo qua per scherzare, facciamo una cosa seria, questo è un test serio, non fare il cretino, facciamo una domanda seria, rispondi seriamente. Dice, mi dovresti dire quanto è grande il sole? Quando è grande il sole? Io come riferimento ho preso una foto di mio cognato, Pasquale, che al tramonto a lungomare appoggiato a ringhiera e c'ha il sole di fianco così. Fatti conto, con Carmelo c'ha la testa tanta, Pasquale c'ha la testa tanta, il sole di fianco è più piccolo, sarà 20-30 centimetri al massimo. A questo punto il nano si è incazzato, il nano sommozzatore capo si è incazzato, cominciato a tremare, faceva le scintille sotto i piedi. Carmelo fa, ma che sta succedendo? Non lo so, starà facendo la centrifuga, non lo so.
Ti faccio l'ultima domanda, se non mi rispondi esattamente a questa siete fottuti. Dico, vabbè, fammi l'ultima domanda, sbrigati però che c'è la partita tra un quarto d'ora. Ha preso un foglio dove sono disegnate tre uova, due gialle e uno rosso. Ha detto, mi devi dire qual è l'uovo che non c'entra niente. Allora, a me la risposta giusta me l'ha venuta. Però ho pensato, vuoi vedere che questo è un nano marziano sommozzatore, mi fa domanda tra bocchetto che mi vuole fottere. Secondo me l'uovo che non c'entra niente è quello giallo. E ce n'è due, uno è doppio, ora lo possiamo togliere. E lei è diventata una bestia. Cominciava a muoversi per la stanza d'acciaio, faceva le scintille sotto i piedi, faceva dei movimenti tipo Moonwalker di Michael Jackson, dentro avanti. Ed era un po' una cosa a metà, tra Michael Jackson e il robot aspirapolvere, si batteva nelle pareti e tornava indietro. A un certo punto. A un certo punto si è riacceso il faro luminoso, quando si rispende ci hanno riportato nello stesso luogo dove ci avevano preso. Pasqua, tutto a posto, Carmen, tutto a posto, sì, tutto a posto. Ti fa male? No, tutto a posto. Io penso, cazzo, mi hanno rubato il portafoglio. Con nulla, anche a me mancava il portafoglio, anche a te, sì, anche a me. Vuoi dire che questi erano ladri marziani, questi nani marziani palombari, che invece con la scusa del test ci hanno fregato i portafogli? Ma tu quanti soldi avevi? Io 5 euro. Cioè tu, giù niente, la carta di tasca caduta. Cioè. Andiamo al bar a vedere la partita, speriamo che ci fanno credito per una birra, passiamo la serata. Grazie.